Amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa nuova puntata torniamo a parlare di calcio femminile, più precisamente della Women's Champions League, il massimo torneo continentale del calcio femminile, una formula che dall'anno scorso prevede la presenza di 16 squadre suddivise in 4 gironi da 4. La squadra campione in carica è il Barcellona, un torneo che prevede la presenza già di 4 squadre ammesse subito ai gironi, le altre 12 invece dovevano uscire dai turni preliminari, suddivisi in due categorie. Il percorso campioni riservato alle squadre campioni nazionali, tra cui anche la Roma, campione d'Italia nella scorsa stagione, è un percorso piazzato, ovvero riservato alle squadre arrivate al secondo posto nei migliori campionati del ranking europeo, tra cui c'era anche la Juventus. E partiamo proprio dalle bianconere, che sono state sorteggiate nel quadrangolare che si è giocato a Francoforte, una specie di playoff con semifinale e finale. La Juventus era stata sorteggiata nella semifinale di questo quadrangolare contro la squadra kazaka dell'Okhtiepes. Le bianconeri hanno avuto vita abbastanza agevole, 6-0 il successo per la squadra che è arrivata seconda in Italia nella scorsa stagione, con le reti di Girelli, autrice di una doppietta, Lenzini, Caruso, Cantore e Paris. Quindi Juventus che si appresta ad affrontare poi la finale contro le padrone di casa dell'Eintracht di Francoforte. In questa partita il risultato finale è stato di 1-1, vantaggio bianconero con Cantore, il pareggio delle tedesche con la Prasnikar. La sfida poi è arrivata fino ai calci di rigore, dove proprio le tedesche hanno avuto la meglio per 5-4, quindi Juventus eliminata dalla Champions League, che si chiude così il percorso europeo delle bianconere. Passiamo ora al percorso campioni con la Roma, appunto campione d'Italia, che doveva affrontare il suo spareggio abbinata alla squadra ucraina della Vorskla Poltava. La particolarità di questo turno che si giocava in andata e ritorno è che tutte e due le sfide si sono giocate in Italia, a Roma, allo stadio Tre Fontane, per disposizione della UEFA, in quanto ovviamente la squadra ucraina non poteva ospitare il match sul proprio territorio. La sfida di andata è finita per 3-0, netto successo delle giallorosse con le reti di Vienz, Giuliano e Giacinti. La sfida di ritorno, giocata sempre a Tre Fontane di Roma, ha visto il successo ancora più largo delle giallorosse, vantaggio proprio della Roma con Vienz, pareggio ucraino con la Kozlova, poi ha dilagato la squadra campione d'Italia con la Torre di Guglielmo e una doppietta, tra virgolette, di autogol della Kotik, la giocatrice ucraina, autrice purtroppo di due autoreti. Quindi Roma qualificata alla fase A gironi come nella scorsa stagione, inserita nel gruppo C, dove se la dovrà vedere con le tedesche del Bayern Monaco, le francesi del Paris Saint-Germain e le olandesi dell'Ajax. Quindi un girone molto difficile, molto competitivo per le giallorosse, che però hanno già dimostrato nella passata stagione di essere in grado anche di passare il turno. Diamo un occhio anche agli altri gironi di questa Women's Champions League, cominciando dal gruppo A, che vede la presenza delle campionesse in carica, le spagnole del Barcellona, inserite in un gruppo con le svedesi del Rosengard, le portoghesi del Benfica e le tedesche dell'Eintracht di Francoforte, che sono state giustiziere della Juventus nel turno preliminare. Il gruppo B vede la presenza delle francesi dell'Olympique Lione, le ceche dello Slavia Praga, le austriaci del Sandpolten e le norvegesi del Brann Bergen, mentre l'ultimo gruppo, il gruppo D, vede la presenza della squadra inglese del Chelsea, le spagnole del Real Madrid, le svedesi dell'Aken e un'altra squadra parigina, il Paris FC, squadra francese. La finale del torneo femminile si giocherà il 25 maggio prossimo allo stadio San Mamés di Bilbao, in Spagna. Bene, si chiude qui questa puntata di Kick Off. Se avete come sempre commenti o suggerimenti da dirci, potete scriverlo nei commenti. Vi do appuntamento a una prossima puntata. Ciao!